Buongiorno a tutti i livornesi qui a Radio 107. Siete svegli, siete arzilli, siete belli pimpanti? Io no, e lo sapete perché? Perché ieri sera io e Max siamo stati in discoteca e abbiamo fatto i porcelloni. Oh, ma che porcelloni? Ma mi vuoi incasinare? Io sono fidanzato, ieri sono stato a letto alle 9. Sì, sì, ti ci vedo, porcellone. No, va bene, adesso basta le mischiereate. È arrivato il momento del romanticismo, lo spazio riservato agli innamorati. Che pezzo hai scelto oggi, Tommy? Cristina Aguilera ci canterà Bravo, forte, fortissima, musica spacca cuori. E a chi la dedichiamo? E a chi la dedichiamo? C'è qui una lista lunghissima di nomi. C'è Gianna di Rosignano, Tamara di Pontassieve, Pamela di Montelupo Fiorentino. Però oggi, se permetti, una dedica la vorrei fare io. Una persona che mi è molto cara. Ok, la tua nonna? No, la tua mamma pisana. No, la mia mamma la lasci stare insieme a tutti i pisani, Zitto, brodo, è una dedica seria. È alla donna che amo, Laura. Laura, puffettina mia, io lo so che mi stai ascoltando. È il nostro anniversario. È un anno che stiamo insieme ed è un anno che sono il ragazzo più felice del mondo. Guarda, ma è già un anno che te e Laura state insieme. Beh, 4 agosto 2008, Ciucheva, Castiglioncello. Lei sta entrando, io sto uscendo, rapido scambio di sguardi e tac! Guarda la data. Come sei volgare. E l'hai elargita. Bravo, un pochino più fine, Comunque l'ho trombata. Sì. Ui, ciao Max. Ciao Daisy, com'è? Tutto a posto? Sì, ti devo chiamare subito Laura. No, sono pronto a farle una sorpresa. Oggi è il nostro anniversario. Che cazzo. Ma lei dov'è? È su, grazie. No, hai ragione, però a parte che non saprei proprio come dirglielo. E poi, non so, non posso lasciare Max oggi che è il giorno del nostro anniversario. Lo so, però se non tu l'ami più bisogna che tu glielo dica. Infatti sì, ma non oggi. Pensa se sapesse che tu stavi un altro. Povero Max. Max! Oddio, scusa. Scusa una sega. Pensa ai biscuiti, povero Max. Ti aveva portato anche un regalo. Mi sono confusa. Te sei confusa e tanto io sono becco, Max, mi dispiace. E a me di più. Guarda, non riesco nemmeno a trovare le parole per dirti quanto sto male. Anzi, una l'ho trovata. Stronza! Scusa, ma se te lo lasciassi lo stronzo sarei io. Faremmo maiala pestata. Ma certamente, io una mano al partito gliela do ben volentieri come ho sempre fatto. Però il partito si deve ricordare di Remo Santucci. Lei la stella condizionata, che c'è? Calorini? Scusi, dottore. Mi deve levare dai coglioni questo grandissimo cornuto di pretore che mi ha chiuso i cantieri a Bufalotta, 10 me ne ha fatti chiude. Inquinamento ambientale. Ma io mi domando e dico, ma che cazzo te sto inquinando? Ma sì, c'è stato un campo rom prima. Casomai c'è stato da una ripulita, no? Dottore, sì. Fumagalli da Lugano. Ti richiamo io. Ciao, ciao, ciao. Ti richiamo io, sì, sì. Carissimo Fumagalli, io quando che sento a lei le campane mi suonano a festa. Vediamo qualche bella notizia. I kiwi, sono arrivati? Tutti a 500.000? Grandissimo Fumagalli, grazie di tutto. La richiamo stasera per fargli sapere come li deve smistare. Grazie. Passa lo sto semaforo, forza, mi aspettano all'euro, ho fatto tardi al ministero, su. Ma è rosso. Vai lo stesso, che te frega, non c'è nessuno. Ecco, lo sapevo io. Perché? Mi hanno levato un altro sepulti sulla patente. A chi? A te? Casomai a zia Ermanna, la macchina è interessata a lui. Pure questa? Certo, tutta la flotta, no? Che gli elevo la sierbano? Che punti elevo? Stavo spizia, grotta velata a mangiarsi il semolino. Ecco qua, dottore. Non si allontana. No. Rimani qui nella zona, perché poi devo andare al comune dei corsi. Sì. Fammi il favore, va? Che? E lascio, sì, bravo. Lascio, madre, questa pancia non mi fa che sì. No, ma non è pancia, è solo un po' di gonfiore. Dai, Angelo, quanto ce vuoi? Su! Ecco. Non ti allontanare. Fa sempre tardi, Sì, due.